Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Saranno demolite e ricostruite le palazzine Ater, i cui pilastri 6 mesi fa a Ortona avevano pericolosamente ceduto, costringendo gli inquilini a lasciare gli appartamenti. Dalle indagini che ne seguirono venne fuori che la costruzione era difforme dal progetto iniziale. Tra pochi giorni, intanto, saranno affidati i lavori per la demolizione e la ricostruzione dei 3 fabbricati. Il servizio di Giuseppe Dintino. Chi ha realizzato le palazzine ha deciso di non seguire il progetto. E questa è la ragione dietro la tragedia sfiorata lo scorso 6 ottobre a Ortona. In contrada a Fontegrande, i pilastri di un fabbricato Ater avevano ceduto nel cuore della notte, costringendo 13 persone che abitavano negli 8 appartamenti a fuggire in strada, abbandonando lì i propri beni. In realtà certamente le carte hanno restituito diciamo, dei pilastri realizzati in maniera difforme rispetto al progetto iniziale. Parliamo di vicende ben più vecchie di 40 anni, molti dei protagonisti sono passati a miglior vita, quindi non sono nemmeno più ascoltabili, imprese, progettisti, eccetera. Nei giorni successivi al cedimento dei pilastri furono sgomberate anche altre 2 palazzine adiacenti. Complessivamente sono 24 le famiglie che da oltre 6 mesi non mettono piede in casa propria. È stato brutto, brutto proprio, brutto proprio. Purtroppo. Aspettiamo, vediamo che ci dice qua, che dice, che dicono, non lo so. Vediamo un po' di prendere qualcosa. Qualcosa, qualcosa, quasi tutto voglio prendere io. Da allora Ater Chieti, l'ente pubblico che gestisce 2.400 alloggi popolari in 27 comuni, ha speso circa 720.000 euro per la sistemazione delle persone sgomberate. Nei prossimi giorni si chiuderà il bando per i lavori di demolizione e ricostruzione, che saranno finanziati grazie al superbonus, misura che Ater chiede di mettere a sistema perlomeno per l'edilizia pubblica. Sono operazioni, diciamo, da milioni di euro da finanziare con il decreto 34 del 2020, quindi, diciamo, con i benefici del 110, riguardano appunto, andremo veloci perché riguardano la demolizione e la ricostruzione. Avevamo preso l'impegno con queste famiglie e con noi stessi di restituire 24 alloggi nuovi nel giro di 18 mesi, barra massimo 24 mesi. Oggi intanto il fabbricato instabile è stato puntellato e nei prossimi giorni gli inquilini potranno tornarci a recuperare alcune cose. Per questa vicenda il presidente di Ater Chieti, il responsabile tecnico e il legale rappresentante dell'azienda che poco prima del cedimento aveva eseguito lavori di manutenzione, erano stati indagati con l'ipotesi di reato di delitto colposo di danno. Il tutto però si concluse con l'archiviazione. Avevano rubato 3 giochi da tavolo dai resti dell'hotel Rigopiano di Farindola, distrutto nel gennaio 2018 da una valanga che provocò 29 morti. Quando sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri forestali della stazione Parco di Farindola, in collaborazione con i colleghi della stazione Parco di Castelli e della stazione di Penne, i 2 giovani, una coppia, sono stati identificati e arrestati per furto aggravato in concorso, oltre ad essere denunciati per violazione di sigilli. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Penne, nella mattinata di oggi sono stati tradotti presso il tribunale di Pescara per sostenere l'udienza di convalida con rito direttissimo. E si è appena concluso a Roma un incontro tra il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, e una rappresentanza dell'Avvocatura, del Tribunale e della Procura di Teramo. L'onorevole Ermini ha ascoltato con la massima attenzione le difficoltà che vive la giustizia teramana ed ha assicurato nuovi bandi per aumentare il numero di magistrati e ampliare il complesso della pianta organica. Tania Bonici Castelli.
È stato un incontro costruttivo, concreto e si spera risolutivo, quello che si è svolto a Roma tra i rappresentanti dell'Avvocatura Teramana e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini. Oltre agli avvocati, al tavolo romano ha preso parte anche una rappresentanza del Tribunale della Procura di Teramo. Insieme, per affrontare le questioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione dell'Avvocatura Teramana, a cui hanno aderito anche le associazioni forensi, Camera Penale, Camera Civile, AIGA, Comitato Pari Opportunità e tutte le rappresentanze istituzionali e politiche del territorio. Davanti al Ministro della Giustizia, a tal proposito, pendono due interrogazioni parlamentari, una dichiarazione di impegno del Consiglio regionale e la richiesta unanime sempre di impegno a firma di tutti e 47 sindaci della provincia di Teramo. All'onorevole Ermini la delegazione teramana ha chiesto con forza che venga posta fine alla situazione, purtroppo consolidatasi nel corso degli anni, a causa della quale a Teramo pendono i 2/3 dell'arretrato dell'intero distretto. La triste verità è che un cittadino di Teramo deve attendere il triplo del tempo per vedere definita una causa. Per questo serve personale, soprattutto magistrati giudicanti e una riqualificazione urbana degli spazi dedicati alla giustizia. In particolare il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Lessiani, ha chiesto al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura il motivo per il quale a Teramo non sia stata ancora istituita una sezione penale del Tribunale, presidio di legalità del territorio. Ermini, dopo aver ascoltato con la massima attenzione, ha ufficialmente aperto un fascicolo sulla questione Teramo, assicurato la pubblicazione di nuovi bandi per aumentare il numero di magistrati e ampliare la pianta organica. Soddisfatta la delegazione teramana, che ha invitato il vicepresidente Ermini a Teramo per un prossimo convegno. La parlamentare abruzzese Daniela Torto del Movimento 5 Stelle, all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo aiuti di energia, torna a chiedere risposte alla sua interrogazione parlamentare presentata una settimana fa. Selenia Secondi. Prorogato al 30 settembre il super bonus per le abitazioni unifamiliari nel decreto legislativo aiuti ed energia, approvato dal Consiglio dei Ministri ieri. Soddisfazione è stata espressa dal Movimento 5 Stelle, anche se al voto non ha preso parte per il dissenso sulla norma che apre al termovalorizzatore di Roma. Ma resta senza risposta l'interrogazione del Movimento 5 Stelle ed in particolare dell'onorevole Daniela Torto. Purtroppo non siamo stati soddisfatti dalla risposta del Ministro Franco, perché nonostante ci siano stati effettivamente degli sforzi fatti dal governo, non sono sufficienti per aiutare né le famiglie né tantomeno le imprese. Abbiamo bisogno ora di aiutare le famiglie che devono pagare soprattutto le bollette, ma anche con l'azzeramento dell'IVA sui prodotti alimentari di primo genere, quindi immagino la pasta e il latte. Ecco, dobbiamo intervenire in questo modo e sulle imprese fare allo stesso modo, perché con il decreto antifrode si è andato a bloccare anche un circuito che invece aveva avviato tutto il mondo della costruzione e quindi del tessuto edile, che aveva appunto favorito la ripartenza. Bloccandoli purtroppo si è arrestato un sistema importantissimo. Ecco, noi vogliamo intervenire per questo, per riportare la nostra economia ad una ripresa veloce. 17 sigle tra associazioni e forze economiche hanno affrontato stamani nella sede della Camera di Commercio di Pescara il delicato tema delle addizionali regionali applicate su IRPEF e IRAP, imposte diversi anni fa agli abruzzesi per risanare il deficit del sistema sanitario attraverso le cartolarizzazioni, spiegando che è arrivato il tempo di togliere quelli che sono definiti veri e propri balzelli. Secondo Luca Mazzali, presidente di AGI, Alleanza Cooperativa Abruzzo, la Regione ha la possibilità di intervenire recuperando fino a 110 milioni di euro, considerando la parte di gettito che va a ricadere direttamente sui lavoratori e sulle imprese. Anche i sindacati, oltre alle associazioni datoriali di categoria, si rivolgono alla Regione per chiedere lo stop alle addizionali su IRPEF e IRAP. Il segretario della CGIL Abruzzo e Molise Ranieri ha chiesto alla Regione di aprire un tavolo e un confronto con le parti sociali su tutta quella che è la partita della leva fiscale e della fiscalità.
I consiglieri comunali di centrosinistra di Pescara criticano il nuovo regolamento sugli asili nido che ora dovrà approdare in consiglio comunale. Vediamo il servizio. È un'amministrazione che è incapace di programmare delle azioni solide che possano andare in funzione delle famiglie, dei nidi, dell'istruzione e dei diritti di tutti. Di fatto così vengono negati i diritti a tanti. Promette battaglia in aula il centrosinistra del comune di Pescara. La giunta ha presentato il nuovo regolamento comunale sugli asili nido che nei prossimi giorni dovrà essere approvato in consiglio. Faremo il possibile affinché non passi, dicono dall'opposizione, perché vi sono elementi di incostituzionalità. Non è questo il modo di risolvere i problemi delle liste d'attesa, fanno sapere dal centrosinistra, e anche le tempistiche sono sbagliate. Perché questo regolamento arriva solo adesso, quindi in questi giorni, in consiglio, visto e considerato che sono già imminenti le aperture dei bandi e degli avvisi per le iscrizioni nei nidi. Seconda cosa, ci sono molti elementi di incostituzionalità perché sono tante le discriminazioni che si fanno. La prima è tra residenti e non residenti attraverso l'istituzione di due graduatorie distinte. La prima graduatoria vedrà appunto soltanto i residenti di Pescara e verranno applicate anche tutte quante le tariffazioni secondo i modelli 6. La seconda graduatoria invece verrà applicata indipendentemente, quindi non verrà più considerato di 6, ma verranno applicate le tariffe massime. Ancora all'interno del regolamento, anche a livello di elementi organizzativi, cioè la creazione di fatto, o meglio l'istituzione, l'inserimento di una nuova figura professionale che l'organico del comune, dell'amministrazione adesso non ha, perché noi abbiamo gli operatori all'infanzia ma non abbiamo gli ausiliari all'infanzia che hanno competenze diverse e anche sono livelli professionali diversi, per cui ci chiediamo allora l'organico che è attualmente in atto che fine farà, dove andrà a finire? Ieri l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2021 della Ruzzo Reti, che presenta un utile di esercizio di 1,6 milioni di euro e una diminuzione dei debiti per circa 3 milioni il servizio. L'Assemblea dei Soci ha approvato ieri il bilancio d'esercizio 2021 della Ruzzo Reti, la società acquedottistica che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni del Teramano. Il documento presenta un utile d'esercizio per oltre 1.600.000 euro e un margine operativo di 5 milioni. Tra le voci di costo in calo, quella del personale, che negli ultimi due anni ha presentato una diminuzione di 414.000 euro. Alla seduta assembleare erano presenti 23 sindaci su 36 e l'approvazione è avvenuta con 21 voti favorevoli, un astenuto e un contrario. Un utile di 1.600.000 euro, ma soprattutto con una complessiva riduzione dei debiti e una riduzione dei costi come quello del personale, che confermano appunto una ripresa dell'azienda, un'azienda importantissima per il territorio della provincia di Teramo, che si avvicina a una scadenza molto importante, quella del 2023, che vedrà il rinnovo della concessione. E ancora una volta ringrazio i sindaci del territorio perché hanno confermato la fiducia nell'azienda. I tanti sindaci che vengono da tanti anni di amministrazione, che insomma, hanno dovuto rimboccarsi le maniche in passato, oggi vedono finalmente arrivare i frutti del grande lavoro fatto in questi anni sul nostro acquedotto, sull'acquedotto, sulla fognatura, sulla depurazione. Insomma, se oggi l'acquedotto del Ruzzo è l'acquedotto preso ad esempio nella nostra regione, anche il merito e soprattutto di quei sindaci che insomma, ci hanno supportato in questi anni e che oggi meritano la soddisfazione che hanno avuto. Tra i voti favorevoli anche quello del sindaco di Roseto, Mario Nunez, che nel dare l'approvazione al bilancio stimola il CDA ad affrontare le prossime sfide con vista sul mantenimento della gestione del servizio idrico da parte dei comuni. Il comune di Roseto ha scelto di rimanere fuori dalla lotta politica, la cosiddetta guerra dell'acqua. Nel votare favorevolmente il bilancio non possiamo non ravvisare quelle che sono delle criticità sulle quali ovviamente bisogna lavorare, sulla riduzione dei debiti, sull'ottimizzazione dei costi del personale, dei costi generali, ma al tempo stesso non possiamo non evidenziare come ci sia una guerra regionale in cui l'ERSI purtroppo si è resa anche parte in causa in tutti i sensi. Allora noi come sindaci, e l'auspicio che ho messo a verbale, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere pronti a lavorare da subito affinché da qui ad un anno, la scadenza naturale di quella che è l'affidamento, la società rimanga in house, la gestione dell'acqua rimanga nostra, dei sindaci, dei cittadini della provincia di Teramo.
Prossimo 7 maggio torna a disputarsi a Chieti la gara di regolarità per auto storiche. Entro oggi si deciderà se si dovrà rinviare di una settimana dal momento che si prevedono cattive condizioni meteorologiche. Vediamo. A Chieti il Criterium Vetturette, la gara di regolarità per automobili storiche che negli anni 50 si svolgeva nel tracciato della villa comunale, che per l'occasione veniva riempita di balle di fieno. Protagoniste all'epoca erano le biposto Sport 750 cilindri e le monoposto della categoria Formula 3, uno spettacolo che richiamò anche il celebre John Cooper, che in quegli anni lanciava come Colin Chapman la sfida delle auto con motore posteriore. Un evento importante, per la prima volta ritorna dopo 60 anni a Chieti il Gran Criterium Vetturette, una corsa dei primi anni 50 che ha riscosso un grande successo a livello internazionale, e quest'anno tra le varie autovetture che parteciperanno, che sono circa 30 barchette più o meno di quel periodo, ci sono addirittura due auto che hanno partecipato all'edizione del 51 e del 52 del Gran Criterium. Gli equipaggi arriveranno il venerdì pomeriggio, poi dal sabato, dalla mattina del sabato alle 9 ci sarà un'esposizione delle macchine su Corso Marruccino, si partirà alla volta di un giro in provincia di Chieti per poi rientrare su Chieti intorno alle 5 del pomeriggio, e in quell'occasione comincerà il vero e proprio Gran Criterium sul circuito all'interno della villa comunale. La partenza sarà fatta su gruppi di 4 autovetture alla volta, si tratterà di una competizione di regolarità, per cui non basata sulla velocità ma sul rispetto dei tempi di percorrenza, e il tutto sarà anticipato da un giro di auto rilevanti offerte dall'associazione Passione Ferrari, che è il più grosso club associativo del mondo di proprietari di Ferrari. Il tutto sarà contorniato anche da un concorso fotografico, e chiaramente cerchiamo veramente di poter realizzare questo evento questo fine settimana, se il tempo permette, perché è una cosa importante per il nostro territorio. A quali gare, a quali auto è permesso partecipare a questa competizione? Il Gran Criterium Vetturette era una competizione aperta ad autovetture sportive di media e piccola cilindrata. In questa, diciamo, nostra edizione invece sarà aperta ad autovetture barchetta che vanno dagli anni 30 fino agli anni 50. Il dinamico club Ruote Classiche Teatine, affiliato dallo scorso anno ad ACI Storico, ha deciso di riportare la manifestazione quest'anno il 7 maggio, anche se il programma prevede già dal giorno precedente l'arrivo dei partecipanti e una mostra fotografica a margine. I complimenti vanno agli organizzatori, noi come amministrazione ci siamo da subito dimostrati vicini ad una rievocazione di un grande appuntamento storico, importante per la nostra città, una manifestazione sportivo-culturale, e noi diciamo sempre che attraverso questi eventi che hanno fatto grande Chieti nel corso degli anni bisogna appunto ripartire, perché sia per quello che sarà il presente ma soprattutto per quello che sarà il futuro. Nel prossimo servizio parliamo di Sport and Fun 2022, il cartellone degli eventi estivi giovanili che si terrà al Pala di Martin in questa prossima estate. Vediamo. Assessore, oggi in conferenza stampa presentate gli appuntamenti sportivi, gli eventi sportivi della città di Montesilvano che si terranno nei prossimi mesi, anche quelli del Pala di Martin. Siamo molto soddisfatti oggi in realtà di poter presentare anche con discreto anticipo quelli che saranno tutti gli eventi, hai detto bene, non solo sportivi ma anche di intrattenimento legati al Pala di Martin, che ospiteremo, in realtà che abbiamo già iniziato ad ospitare, perché il cartellone Sport and Fun, lo abbiamo chiamato, è partito già dai primi di aprile. Abbiamo già ospitato due tappe del campionato nazionale di rotellistica con la federazione FISR, è terminato ieri il trofeo Sterrare Umano, che ha visto oltre 200 motociclisti enduro provenienti da tutta Italia girare per l'Abruzzo, con sede a Montesilvano. Ne abbiamo avuti già diversi e continueranno fino a dicembre, perché il cartellone che andiamo a presentare questa mattina interesserà la città di Montesilvano fino alla fine dell'anno. Ospiteremo tantissimi eventi di intrattenimento per quello che riguarda la parte congressuale al Pala di Martin, e altrettanti di livello anche internazionale, perché tra settembre e ottobre ad esempio ospiteremo campionati europei di pugilato under 16, campionati europei di pallavolo maschile under 20, e ad ottobre anche i campionati europei di calcio a 5 per sordi. Quindi diciamo gli appuntamenti sono tantissimi,
e sono assolutamente di prestigio. Quest'anno siamo stati davvero bravi, me lo dico da solo. Diciamo che quello del turismo sportivo probabilmente è il veicolo più veloce, efficace ed immediato per riuscire a raggiungere numeri importanti per quello che riguarda le presenze turistiche sul territorio. E noi ci stiamo puntando molto come amministrazione e fortunatamente con discreto successo. Poi abbiamo un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno, quindi adesso iniziamo a raccogliere i frutti, però anche confrontandoci con gli albergatori, i numeri che gli eventi sportivi e congressuali stanno raggiungendo sono numeri importanti anche rispetto alla necessità di destagionalizzare l'offerta turistica, quindi da questo punto di vista anche molto bene. Lo sport, domani sera alle 20:30, secondo turno di playoff di Serie C per il Pescara, che all'Adriatico riceverà il Gubbio, poche le possibilità di recupero per Ferrari, probabile la conferma di Cernigoi, già protagonista nel 2-2 con la Carrarese, la gara giocata due giorni fa. Vediamo. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato con la Carrarese, che per il Pescara è già un martedì di vigilia del secondo turno playoff. Domani sera alle 20:30 il Delfino sfiderà il Gubbio, che domenica al Barbetti ha battuto ed eliminato la Lucchese con un gol nel finale di Arena. Arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore, 0 precedenti coi biancazzurri, 1 con pareggio con il Gubbio. Come due giorni fa, anche domani sera il Pescara, oltre a giocare la gara secca tra le mura amiche, avrà 2 risultati su 3. E l'auspicio è che l'essere andati vicini all'eliminazione sia un monito per una squadra apparsa ancora una volta superficiale e poco cattiva in fase difensiva e con poche idee in avanti, dove ha segnato comunque 2 gol senza produrre tanto, a dispetto delle parole pronunciate nel postgara dal tecnico Luciano Zauri. Con prestazioni come quella di domenica non si fa strada e, al di là di alcuni limiti congeniti che questo gruppo ha, è lecito almeno pretendere più determinazione e attenzione. Sceso in campo con la Carrarese nel finale per proteggere il 2-2, Mirko Drudi potrebbe essere l'unica novità nell'undici base, andando in coppia con Ingrosso al centro della difesa. Scalpita Rauti, ma è difficile scalzare un Dursi in buone condizioni e un Clemenza apparso opaco domenica scorsa, ma che al Gubbio ha già rifilato 3 gol nelle 2 partite di campionato. Vera e propria bestia nera. Ferrari alle prese con il guaio muscolare avuto nelle ore antecedenti l'ultimo match. Al massimo andrà in panchina e allora toccherà di nuovo a Jacopo Cernigoi, che con la sua doppietta ha evitato al Delfino l'onta di una prematura eliminazione. Io sono disponibile, quindi sarà il mister a fare le sue decisioni. Per fortuna abbiamo passato questo turno, sono contentissimo di aver fatto i primi 2 gol in casa. Era fondamentale passare il turno, comunque abbiamo fatto una buona prestazione e siamo contenti così. È stata la gara più importante anche perché era una delle partite con più importanza, perché era partita secca e ci serviva questo risultato per passare il turno e ce l'abbiamo fatta. Nel Gubbio indisponibile il terzino Aurelio, rientra Migliorini, anche se i centrali saranno Redolfi e Signorini. Occhio a Sainz Mazza, che Torrente ha schierato sempre titolare contro il Pescara in campionato e che potrebbe ambire ad una maglia negli 11, tanto a centrocampo quanto nel triente d'attacco, magari al posto di Magni. Gli Umbri per la prima volta sono approdati al secondo turno di playoff e il tecnico Torrente non vuole fermarsi, pur sapendo che avrà la necessità di vincere in trasferta, cosa fatta solo 3 volte in campionato. Lontano dal Barbetti sono arrivati 17 dei 52 punti in classifica. Ci abbiamo soltanto un risultato e quindi dobbiamo giocare con intelligenza, ma usare sicuramente qualcosa in più. Adesso dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose, perché a Pescara giochiamo contro il Blasone, uno stadio bellissimo, contro una squadra forte, però ci sono tutti gli stimoli, tutte le motivazioni per far bene. Noi di solito con queste squadre durante l'anno abbiamo fatto sempre bene, sperando di far bene anche mercoledì. Ancora nessuna novità a Teramo sul fronte societario, i contatti con l'imprenditore Giuseppe Spinelli, l'eventuale nuovo organigramma e la necessità di tempi stretti e compatibili con l'organizzazione della prossima stagione sono gli enigmi maggiori da sbrogliare. Jacopo Forcella. Fare
qualcosa e fare presto. Archiviata la stagione 2021-2022 a Teramo, come ampiamente prevedibile, tempo di verificare le condizioni per la prossima, che passano da una schiarita della situazione dell'attuale reggenza. Davide Ciaccia, dopo la partita con la Reggiana, aveva dato uno scadenzario, chiaramente non tassativo, dei passi con l'imprenditore Giuseppe Spinelli. Ma la fattibilità del tutto, come poi hanno tenuto a precisare i reggenti nominati dal Tribunale di Roma a stretto giro, passa inevitabilmente dal giudizio complessivo che ne darà l'autorità competente in merito. Per questo è difficile, per non dire impossibile, capire quali siano i margini per una via d'uscita e quale possa essere, considerando che la totalità delle quote del club prevede anche la figura dell'ormai ex presidente Franco Iachini, che detiene il 9%, e la società a lui riferibile, la Ismedia, che invece ha il 31%. Come e con quali tempi Spinelli potrebbe entrare nel Teramo sono domande che al momento non possono avere una risposta certa. Se vi siano altre cordate che stiano verificando la portata del progetto biancorosso, nemmeno. Anche se l'ex patron Luciano Campitelli, prima di Pescara Carrarese, ai nostri microfoni aveva risposto così. Se domani la dovessero chiamare il primo cittadino o chiunque, lei risponderebbe presente? Io potrei dare la mia piccola mano come persona che vive all'interno di una provincia che è Teramo. Il futuro del Teramo, il futuro per me più importante che possa fare Teramo, mettere insieme 5-6 imprenditori che possono dare un valido contributo, e ci sono, per poter far sì che Teramo torni a essere quella che con la sua autonomia e avere una continuità ed una logica molto a lungo termine, perché credo che oggi la Serie C possa andare avanti solo a queste condizioni, non con un solo uomo, perché un solo uomo al comando locale è difficile da trovarsi. I tempi ristretti servirebbero soprattutto per disegnare le linee guida di una stagione che sembra lontana adesso, ma che in realtà vedrà a fine giugno il primo passaggio cruciale, ovvero quello relativo agli adempimenti per l'iscrizione al torneo 2022-2023. La rosa, al netto dei giocatori in scadenza, chiaramente ha degli elementi sotto contratto, ma altrettanto chiaramente in quantità ristrettissima. Andrebbe affrontato il discorso legato alla parte tecnica dell'allenatore, l'eventuale conferma di Guidi e il progetto calcistico da mettere in piedi. Ad esempio, nell'annata appena conclusa si era partiti con la linea verde per poi virare verso una soluzione con più esperienza. Poi ci sarebbe la parte dirigenziale, gli eventuali rinnovi di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica. Insomma, una serie di cose da verificare che, dipanare presto i dubbi, avrebbe un impatto positivo su una stagione che, in caso contrario, rischia di essere di sofferenza ancora maggiore. E ora il volley. L'Abba Pineto vince ad Aversa e domenica al Pala Santa Maria può chiudere la serie e approdare alla finale per la promozione in A2. In B1 femminile, importante guizzo della Teatina che vince a Isernia e strappa i play-out, dove affronterà Iesi. Sergio Zappalorto. In gara 1 di semifinale l'Abba Pineto espugna clamorosamente, contro pronostico, il parquet del Forte Aversa degli ex Morelli e Trillini. Uno strepitoso Link, 33 punti accanto al duo Bertoli Persoglia, trascina i suoi a un successo che in gara 2, domenica 8 alle 18, ingresso libero, potrebbe dar via libera verso la finale. Chiude mestamente in casa con un pesante 0-3 un Altino rimaneggiato che ha dignitosamente lottato contro il Vicenza nella prima frazione, cedendo nelle altre. La prossima, ultima di A2 a Catania. In B maschile l'Alba, da tempo in C, chiude con un'impennata d'orgoglio perdendo al tie break dopo un interminabile confronto sul campo del Falconara, mentre scivola in casa dopo il vantaggio iniziale con l'1-3 conclusivo, un generoso Paglieta che torna al regionale dopo una partenza di stagione che aveva illuso. In B1 femminile un autentico miracolo, la Teatina compie un'altra impresa violando con un tondo, pur se sofferto 3-0, Isernia in coda un match con la solita Biesso trascinatrice, un collettivo
Sportivo che ha risposto alla grande, mentre Jesi ha perso a Capannori, consentendo alle neroverdi di agganciarsi al treno dei playout. Sabato 7, gara 1 in casa a Nociano. In B2, in attesa dei playoff col Pontedera del Teramo che ha riposato, giornata nerissima per l'Abruzzo. Dopo la Dannunziana, ecco la retrocessione della Cetes Montesilvano, sconfitta 1-3 dal Fasano al termine di un match combattutissimo e con un arbitraggio contestato a dir poco, e del Gada Pescara 3, battuto per 0-3 proprio dal Pagliari in uno scontro diretto che ha messo in salvo le marchigiane. Insomma, su 10 formazioni nazionali, ben 7 nostre sono retrocesse. Restano in corsa Pineto e Teramo, in vita la Teatina. Speriamo bene almeno con loro. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.